padre della Chiesa, il grande dottore Sant'Agostino Vescovo di Ipona, la veglia delle veglie, ed è già Pasqua di valore, supera le stesse messe che vengono celebrate domani. Vogliamo sentirci in comunione con Papa Francesco, tra la nostra Chiesa, con il nostro Vescovo Franco Giulio e le nostre comunità cristiane. La veglia si compone di quattro parti. La prima parte, il rito del luciferiere, Cristo luce del mondo, verrà benedetto il fuoco, dal fuoco verrà acceso il cielo pasquale, il turibolo, le carbonelle per l'incenso, poi ci porteremo in basilica per tre volte e canterò Cristo luce del mondo, la corale esegue un ritornello inerente a Cristo luce del mondo, poi giunti sul presbiterio c'è l'incenso pasquale, il precogno che sarebbe il canto dell'exultet, ma io non lo canto in latino, lo recito in italiano così guadagniamo anche più tempo, però vi invito ad ascoltare e se è cantato dura anche mezz'ora, adesso non per pensare, dobbiamo fare le cose bene, non espresse, veloci, però vi invito ad ascoltare bene le parole che sono non belle ma bellissime dell'exultet. Poi c'è la liturgia della parola, leggeremo la prima lettura, il libro della Genesi, la prima, la terza, la quinta, la settima. Sarebbero nove, scegliamo quelle obbligatorie. Poi prima della lettura dell'epistola c'è il canto del Gloria, sono le campane, riprendono a suonare l'epistola, il Vangelo, e poi si conclude la seconda parte che è la liturgia della parola. La terza parte è la benedizione dell'acqua, la liturgia battesimale, dove verremo aspersi, passeranno poi con le brocche gli incaricati, toccando l'acqua, segnandosi, rinnoveremo le promesse fatte il giorno del nostro battesimo, hanno fatto i genitori, i padrini e le madrine, noi siamo invitati a rinnovare. Poi dopo questo rito c'è la preghiera dei fedeli e poi la quarta parte della veglia che è la messa pasquale con la liturgia eucaristica. Ecco, vi ho spiegato in modo che gustiamo, assaporiamo i vari momenti di questa solenne veglia pasquale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Per mezzo delle sue chiaghe sante, gloriose, ci protegga, ci custodisca il Cristo Signore. Amen.
La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Ci disponiamo processionalmente all'ingresso in Basilica, percorriamo questo itinerario ai piedi della torre campanaria davanti il cero pasquale. Grazie.